Le Dolomiti sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi orientali italiane, comprese tra le province di Belluno, sul cui territorio appunto sta la maggior parte di questi gruppi, Bolzano, Trento, Udine e Pordenone. Sono anche definite Monti Pallidi per la caratteristica della sua roccia molto chiara. Se dovessimo definire una regione Dolomiti, quindi costituita in gran parte dalla roccia dolomitica, potremmo delimitare questa a nord dalla Rienza e dalla Val Pusteria, a ovest dall'Isarco e dall'Adige, a sud dal fiume Brenta e a est dal Piave e dal Cadore. Le Dolomiti sono divise in due zone dal torrente Cordevole, il principale affluente del Piave e che scorre in provincia di Belluno. Abbiamo quindi le Dolomiti orientali e le Dolomiti occidentali. Come già detto, questa regione si estende sul territorio di varie province, Belluno, sul cui territorio sta gran parte dei gruppi montuosi, Bolzano, Trento, Udine e Pordenone. Comunemente la Marmolada, con i suoi 3.343 metri, è considerata la cima più alta di queste montagne. Ma è da notare come questa formazione sia costituita in realtà da calcari bianchi compatti ed inserti vulcanici, dunque non di dolomia. Quindi per tradizione la Marmolada è la cima più alta e anche regina delle Dolomiti. Ma geologicamente parlando è l'Antelao il vero re delle Dolomiti. Parliamo della genesi delle Dolomiti. È in un ambiente come le attuali Bahamas, 250 milioni di anni fa, nell'era del Triassico, che le Dolomiti sono nate. Dove ora stanno le Dolomiti, a quei tempi c'erano mari caldi e poco profondi. Cos'è successo? Conchiglie, coralli, alghe calcaree si sono depositate sul fondo di questi mari, creando strati di sedimento alte centinaia di metri. Poi col tempo il peso stesso di questi sedimenti li ha trasformati in roccia, che stratificandosi hanno creato una roccia dura attraverso il processo della dolomitizzazione. Fu poi attraverso l'orogenesi alpina, ovvero lo scontro tra la placca europea e quella africana, a far innalzare dal cielo queste rocce oltre i 3.000 metri di altezza. Fino ai 1800 metri sui versanti nord e i 2200 metri sui versanti soleggiati, la vegetazione è formata principalmente da boschi di conifere come l'abete rosso, l'abete bianco e il pino silvestre, mentre nelle alte quote invece è costituita da boschi di cirmolo e mughi. Sono anche presenti diversi pascoli d'alta quota. Visto che sono in giro per le Dolomiti, ne approfitto anche per farvi vedere alcuni degli splendidi laghi di questi monti. Oggi siamo ad Alleghe. Il paesino si trova nell'Alto Agordino, nella valle del Cordevole. Si trova ad un'altitudine di 979 metri di quota. Il nome deriva dal ladino Alleghe, che significa alle acque, infatti sorge sulle sponde dell'omonimo lago. Il lago si formò nel 1771, per la precisione l'11 gennaio, a seguito di un evento catastrofico. Infatti gran parte del monte Piz, qui vicino, franò, sommergendo tre villaggi, formando così il lago che arrivò ad una profondità in tre giorni soltanto di 35 metri. La piccola località si trova a nord di Belluno. Quella che 240 anni fa fu una catastrofe, ad oggi è una grandissima risorsa per il paese. Infatti d'estate si può praticare su questo lago vela, windsurf e canoa, e d'inverno si può fare hockey e pattinare, come vedete alle mie spalle.
magia di questo lago sul quale si specchia vanitosamente il Monte Civetta. Ma anche in questo caso lasciamo parlare le immagini. Di Belluno ricordiamo che la città sorge tra due fiumi, l'Ardo e il Piave. Furono gli antichi romani a porre le prime fondamenta di questa città, fu poi in epoca medievale che furono aggiunte delle mura difensive che appunto si aggiunsero alle ulteriori difese naturali già presenti. Sul lato nord c'erano due castelli orientati verso Piazza dei Martiri, è per questo che si parla di Piazza Castello. Non molto prima dell'anno 1000 la città era controllata ed amministrata dalla famiglia nobile da Camino, aiutata in questa da altre famiglie di nobili. Nel 1404 giunsero i veneziani che distrussero queste mura a colpi di cannonate. Porta d'Oiona è l'ingresso alla parte più antica della città. Di fianco al Museo Civico c'è Piazza del Duomo, dove svetta la cattedrale che oggi è Basilica Minore. Questa piazza era centro politico-religioso fin dall'epoca medievale. La cattedrale, oggi Basilica Minore, fu progettata dall'architetto veneziano Tullio Lombardo.
Una delle caratteristiche di Belluno è quella di essere sensibile alle problematiche del moderno turista e non solo. Infatti c'è un grande parcheggio qui a Lambioi che è collegato alla parte centrale della città, alla Piazza del Duomo, dove infatti studenti, lavoratori e anche turisti possono arrivarci grazie a queste tre scale mobili che appunto dal parcheggio arrivano in cima. Con queste belle immagini abbiamo voluto darvi un assaggio di quella che è la porta principale delle Dolomiti. A presto, alla prossima scheda!